collaborazione con. Ripartono gli incentivi statali? DR Automobile Group va oltre. Ti offre un incentivo di 1.500 euro per l'acquisto di un'auto nuova sia del marchio DR che di quello Evo, se rottami qualsiasi usato senza alcun vincolo. Infatti, a differenza degli eco incentivi statali, che prevedono una rottamazione di un'auto di proprietà con un'anzianità di almeno 10 anni, DR Automobile Group ti consente di rottamare qualsiasi usato, indipendentemente da chi ne sia il proprietario e a prescindere dall'età dell'auto da rottamare. La campagna Meno CO2 più sicurezza è un'iniziativa realmente protesa a svecchiare il parco automobilistico circolante italiano, uno dei più vetusti d'Europa. Meno inquinamento grazie alla tecnologia Thermo Hybrid Benzina GPL di DR Automobile, che ti fa risparmiare l'ecotassa e ti permette di accedere anche alle zone ZTL. Maggiore sicurezza grazie agli elevati standard di protezione dei modelli DR ed Evo. Le concessionarie ti aspettano per maggiori informazioni. Vinafro, incastonata sin dall'antichità tra Sannio, Campania e Tirreno, ancora oggi famosa per la produzione olearia e la tradizione agricola. La storia, iniziata prima dei Romani, continua, immutata nel tempo. Dal 1968, oleificio cooperativo di Vinafro, produzione di olio extravergine di qualità. Dalle varietà italiche di Licinio, le olive Aurina, Olivastro, Rossuola, vero oro del nostro territorio. Oleificio cooperativo di Vinafro, olive, olio e tradizione. Sulla strada statale 85 Venafrana, viale San Nicandro 41 a Vinafro. Viaggiare. Sognare. Creare. Immaginare, crescere, costruire. Puoi fare grandi cose con la tua Agenzia Generali Italia. Bentrovati cari telespettatori, siamo alla quarta puntata del nostro programma Ieri, Oggi, Domani, un tuffo nel passato. Siamo nell'estate del 2007, ad Isernia c'era un problema abbastanza diffuso, ma anche nei comuni limitrofi c'era l'invasione dei cani randagi. Il comune di Isernia si organizzò e sia cercando di trovare una sistemazione a questi cani, come pure l'ASL era prodiga nel dare consigli a che questi animali non fossero abbandonati, in che maniera eventualmente assisterli e controllarli. Noi parlammo, era il programma Terzo Millennio, nello studio con l'assessore comunale di Isernia, Claudio Castiel, e con il dottor Claudio Di Ludovico, un dipendente della ex ASL. Poi siamo andati a fare visita a questi animali a quattro zampe a Rocca Sicura, dove c'era proprio un canile e venivano portati non solo gli animali di quel comune, ma anche quelli di Isernia. Seguiteci. Buonasera al pubblico di Terzo Millennio e benvenuti al nostro consueto appuntamento settimanale. Continua a fare caldo e non solo perché siamo in piena estate. È caldo il clima a livello internazionale, purtroppo i venti di guerra non cessano, speriamo prevalga la ragione. Noi scendiamo un pochino più con i piedi per terra e parliamo di cani, queste simpatiche bestiole. Lo facciamo con l'assessore all'ambiente al comune di Isernia, l'architetto Giulio Castiello, e con il dottor Claudio Di Ludovico, responsabile dell'ASL, veterinario dell'ASL di Isernia. Assessore, io quasi mi rifiuto di leggere la stampa locale perché, nonostante, è una mia impressione, ad Isernia si fanno tante cose buone. Puntualmente la stampa mette il dito su, il più delle volte, su delle piccole cose soltanto per fare polemica. Basta vedere quello che sta succedendo nel centro storico di Isernia. Mezza Isernia era morta, quella parte di Isernia è più che mai viva, però le critiche sono il pane tutti i giorni.
Ma c'è un'altra cosa che in provincia di Isernia, ad Isernia, funziona e funziona bene, è il rispetto di una legge a tutela degli animali, a tutela dei cani. Ecco, in che maniera Isernia si è organizzata? Perché sappiamo che le cose si stanno facendo veramente bene. Allora, se mi permette, visto che ha parlato anche un po' di centro storico, qualcosa vorrei dire anche del centro storico, anche se non è, diciamo, l'argomento di oggi. Senza dubbio, voglio dire, esistono dei problemi nella città, perché pensare che un'amministrazione possa risolvere tutti i problemi di una città è utopistico. Però se si fa mente locale a qualche anno fa, tre anni fa, si ricorda un centro storico che era in totale stato di abbandono. La piazza Celestino V era un parcheggio di autovetture, rumori, sporcizia, c'era proprio il degrado. Oggi invece è diventata probabilmente la piazza più bella della nostra città, che accoglie centinaia di persone ogni giorno, in particolar modo la sera. I più bei locali si sono stretti intorno a quella piazza e comunque ci sono locali veramente belli all'interno del centro storico. Dobbiamo imparare tutti però ad avere rispetto non solo della città ma anche di chi vive nella città e quindi rispetto in modo particolare dei residenti che hanno delle difficoltà dovute alla mancanza di attenzione e di rispetto dei giovani che frequentano la sera il centro storico. Quindi io voglio dire che l'amministrazione tiene conto di questi problemi, che sicuramente adotterà dei provvedimenti che vadano incontro alle esigenze dei residenti, però senza limitare poi la libertà di tutti i cittadini, quindi senza limitare la possibilità ai cittadini di Isernia, ma anche insomma, alle persone che di Isernia non sono, di venire a visitare il nostro bellissimo centro storico, che oggi secondo me insomma, è un po' il fiore all'occhiello di questa città. Voglio ricordare soltanto un'altra cosa, che la Regione Molise a breve sarà trasferita proprio nel centro storico con un bellissimo palazzo di Atopi, quindi che sarà riportato l'antico splendore. Bene, andiamo ai cani, che delle volte andiamo, sono anche migliori degli uomini. Andiamo ai cani. Io qualche anno fa, appena mi sono insediato, fui letteralmente aggredito da alcune ragazze che appartenevano ad un'associazione, la IDA. Questa aggressione era probabilmente dovuta, anzi sicuramente dovuta, alle incomprensioni che si erano create con la passata amministrazione, ma in generale con le altre amministrazioni con le quali erano abituate, diciamo, ogni giorno a litigare. L'incomprensione è durata solo qualche minuto. Da quel momento in poi abbiamo iniziato a lavorare ed i risultati sono stati straordinari, grazie anche e soprattutto alla presenza dell'ASL, il dottor Di Ludovico, che ha coordinato le attività tra Comune, ASL, allora ASL, oggi ASREM e la IDA. Quali sono gli interventi che abbiamo adottato? Innanzitutto abbiamo incominciato a capire, io per primo, anche se in realtà non ne avevo bisogno perché in casa mia c'è stato sempre un cane, che questo animale ha un rapporto speciale con l'uomo. E il legame tra uomo ed animale oggi è diventato ancora più stretto perché i rapporti umani sono diventati più freddi, quindi molto spesso le persone hanno come unica compagnia il cane, che ha atteggiamenti molto spesso umani e sentimenti umani, quindi c'è questo forte rapporto che non può essere di cui non si può non tener conto, cioè l'amministratore deve capire che esistono cittadini che hanno sentimenti di amore verso questo animale e che questo animale comunque merita rispetto come tutte quante le altre forme esseri insomma della natura. Ma in concreto voi cosa avete fatto? Allora, abbiamo fatto subito una convenzione con la IDA per l'adozione dei cani. Quindi la IDA si è interessata di portare via i cani da quegli orribili canili che purtroppo non rispondono a quei principi di cui parlavo prima. Gli animali sono tenuti in gabbie strette,
maleodoranti, spesso sono attaccati da agenti patogeni, insomma, quindi attraverso questo servizio di adozione noi abbiamo portato ogni anno, l'ultimo anno, fino a 100 cani in adozione, quindi liberando il canile e consentendo quindi all'amministrazione di poter fare nuova azione di prevenzione sul territorio nei riguardi di quei branchi che si creano regolarmente, e quindi impedendo che questo fenomeno, che ormai era preoccupante all'interno della città, degenerasse. Quindi il canile viene dando le immagini, questo canile sorge in comune di Roccasicura. Di Roccasicura, è un canile con il quale noi siamo convenzionati, che diciamo in qualche maniera ha anche, diciamo, buoni standard rispetto ad altri canili, ma che non rispecchia sicuramente diciamo il modello a cui noi ci vogliamo ispirare. Ecco perché poi subito dopo ci siamo interessati per la realizzazione di un parco canile, cioè di un modello. Questo è un progetto. È un progetto che ha già trovato parte dei finanziamenti. Abbiamo avuto negli ultimi mesi 210.000 euro dalla Regione Molise, 40.000 euro dal Ministero della Sanità. Se mi consente, dopo parliamo di questo nuovo progetto, sì. Vorrei far intervenire il dottor Di Ludovico, perché diceva l'assessore che si lavora un po' in collaborazione con l'ASL, quindi con il Servizio Veterinario. Qual è il vostro ruolo? Sì, allora innanzitutto volevo dire che la nostra ex ASL di Isernia, oggi ASREM, è stata sempre molto sensibile ai problemi ambientali. Certo, i risultati che abbiamo avuto negli ultimi anni sono dovuti in gran parte alle buone intuizioni politiche da parte dell'amministrazione comunale di Isernia e a quello che è stato un po' lo stimolo che abbiamo avuto da almeno credo 6-7 anni da parte dell'associazione animalista AIDA. E quindi insieme a loro stiamo collaborando su una serie di obiettivi da perseguire, no? Che vanno dal miglioramento delle condizioni di vita dei cani nel canile al miglioramento della vivibilità dei centri urbani fino diciamo, a quello che è il progetto al quale accennava l'assessore poco fa, cioè quella di realizzare finalmente un parco canile a Isernia, che è un progetto molto ambizioso e che in qualche modo rappresenta una soluzione d'avanguardia almeno per le regioni centro-meridionali. C'è qualcosa di simile, l'hanno fatto solo all'estero, a Berlino. Noi abbiamo cercato di copiare il meglio di diverse soluzioni e quindi di produrre questo progetto che è in itinere di finanziamento, no? Voi in che maniera assistete queste bestie? Allora, noi abbiamo come veterinari ASL abbiamo dei compiti ben definiti dalle normative vigenti, no? Innanzitutto abbiamo la vigilanza sul canile, cioè non è facile in quanto queste strutture sono sorte subito dopo l'emanazione della legge 281, una legge che non fu compresa subito e quindi si crearono delle strutture abbastanza brutte, si pensava all'epoca che bastava togliere i cani da mezzo alla strada e metterli là dentro, poi ci si rese conto che lì continuavano a creare un problema serio perché si costituivano dei veri e propri lager, e allora bisognava fare qualcosa e per migliorare le condizioni di vita dei cani che erano ricoverati presso questi cani di rifugio e nello stesso tempo anche per dare una prospettiva, una speranza a questi cani che dovevano in qualche modo uscire e quindi essere riaffidati, questo nel pieno rispetto dello spirito della legge 281, che assegnava appunto ai canili il compito di permettere al cane di ritrovare un padrone, no? Il nostro compito nello specifico è quello di verificare la trasparenza di gestione, cioè che in effetti tutti i cani presenti all'interno del canile abbiano un'origine, si sappia di preciso da dove vengano, no? Per questo noi facciamo un'identificazione, da qualche mese applichiamo i microchip con la nuova legge regionale. Oltre questo, il nostro compito importante è quello di
impedire e controllare, quindi impedire la riproduzione all'interno dei canili, quindi le sterilizzazioni. Per questo già abbiamo attivo da alcuni anni un ambulatorio veterinario che serve, oltre la popolazione canina appunto del canile rifugio della nostra zona, anche quelli che sono i cani sotto tutela dell'associazione AIDA, con la quale abbiamo instaurato un bellissimo rapporto di collaborazione. Sono cani in gran parte raccolti per strada, cani maltrattati, abbandonati, e quindi la sterilizzazione è un passaggio fondamentale per permettere a questi cani di poter essere riaffidati, in quanto la sterilizzazione per noi rappresenta un valore aggiunto al cane, se mi si permette insomma questa espressione, no? Un cane sterilizzato vale più di un cane non sterilizzato, e per questo che anche le persone che vogliono prendere un cane, noi li invitiamo a rivolgersi presso questa struttura, presso il canile, insomma, affinché possano adottare lì, oppure anche all'associazione AIDA, affinché possano prendere appunto lì un cane già sterilizzato, controllato da un punto di vista sanitario, in quanto noi prima di darlo in affido provvediamo a fare tutti quei controlli, a monitorare lo stato di salute del cane. Assessore, i cani che sono nel canile di Rocca Sicura, la loro provenienza? Sono prelevati dalle strade cittadine di Iserne, del comune di Iserne. Devo dire che il fenomeno si è sostanzialmente risolto. Io, da quando sono assessore, sono particolarmente sensibile ad alcuni aspetti, quindi subito riesco a percepire se c'è la presenza di nuovi cani randagi sul territorio. Devo dire che questo avviene solo raramente, e spesso succede quando ci sono delle femmine in calore che attraggono cani che sono anche padronali. Ma sostanzialmente il problema di Serni è risolto. Nessuno ne parla. Come diceva lei, sui giornali si parla soltanto di problemi molto volte stupidi, però nessuno poi mette in evidenza invece i problemi che sono stati risolti, e questo è un problema serio, era un problema serio, e lo abbiamo risolto, devo dire, con grande semplicità, utilizzando quello che già esisteva, cioè le associazioni animaliste che sono fatte da persone speciali, che hanno un rapporto speciale. Poi avremo modo di conoscere questi animali, devo dire, utilizzando le associazioni che invece si interessano del controllo del territorio. Io voglio dire che insieme alla convenzione fatta appunto con l'AIDA abbiamo fatto anche una convenzione con la Lega Ecologica, che è costituita da guardie zoofile. Io voglio ricordare che la legge regionale prevedeva l'istituzione delle guardie zoofile. Ci sono quindi guardie zoofile riconosciute dalla regione Molise, con le quali noi abbiamo fatto una convenzione e che fanno un'azione seria di prevenzione sul territorio. Quindi segnalano la presenza di cani randaggi, di pericoli, di maltrattamenti, e quotidianamente loro sono sulle strade dei cittadini. Anche di questo non se ne parla. Quindi è una rete di collaborazione che ha dato risultati, ripeto, insperati. Ultimamente voglio ricordare che il Comune di Iserne ha anche fatto un'ordinanza volta a regolamentare il comportamento dei padroni di cani, diciamo, da compagnia, che troppo spesso, diciamo così, circolano sulle strade cittadine determinando degli inconvenienti di cui tutti ci si lamenta, inconvenienti che sono anche di carattere igienico. Quindi è stata predisposta un'ordinanza, a breve ho già predisposto la ripubblicazione attraverso dei manifesti di questa ordinanza, perché tutti dobbiamo imparare a avere rispetto della pulizia comunque, diciamo, delle cose pubbliche. Ci stava parlando del parco, questo parco canile, sì, avveniristico. Ripeto, è un'idea molto, molto semplice anche questa, perché ci siamo resi conto che molto spesso si progettano le opere senza avere consapevolezza del problema.
Quando abbiamo avuto l'idea di realizzare un nuovo canile, abbiamo fatto un giro insieme al dottor De Ludovico, insieme agli amici della IDA, e siamo stati a Roma, abbiamo visitato alcuni canili, fino a quando abbiamo individuato un modello che riteniamo sia il migliore, perché noi vogliamo fare un canile visitabile, un parco canile, cioè un luogo in cui si possa ricreare il rapporto armonioso tra uomo ed animale. Come ha visto, il canile di Rocca Sicura, per quanto possa essere pulito, per quanto possa essere, diciamo, anche oggetto di controlli quotidiani, onde impedire che, appunto, che si creino anche questioni sanitarie pericolose, è comunque una sorta di prigione. Io francamente amo la natura e non amo gli animali in gabbia, e li voglio vedere liberi, quindi questo parco canile cercherà di creare quelle condizioni di armonia tra uomo e animale. Questo è il primo aspetto, ma poi ci sono altri elementi molto importanti, come ad esempio la presenza del, diciamo, del presidio sanitario, il canile sanitario. Lì, cioè, sarà una struttura dove i veterinari dell'ASL potranno operare quotidianamente, e quindi sarà anche un punto di riferimento non solo per, diciamo, i cani randagi e quindi per l'amministrazione, non solo per il comune di Isernia, ma per l'intera provincia. Ci sarà un inceneritore per eliminare il problema degli animali morti, delle carcasse, che quotidianamente crea seri problemi all'amministrazione, perché ci sono cani, gatti o comunque anche altri animali che muoiono e vengono abbandonati. Insomma, è un mondo intorno al quale penso che ci sarà grande interesse, molto più di quanto io stesso immagino. Dobbiamo andare al primo break pubblicitario. Due cose, velocemente: dove sorgerà questo parco e secondo lei in che tempi? Allora, l'area individuata, diciamo, le aree individuate sono diverse, quindi ancora siamo in attesa di poter scegliere le aree, anche perché alcune ricadono all'interno di siti SIC, quindi siti di interesse comunitario, e quindi stiamo valutando l'opportunità di posizionare una struttura di questa all'interno di un sito di interesse comunitario. Ciò comporterebbe ad esempio una relazione di incidenza per verificare la compatibilità, quantomeno, quindi stiamo cercando di portare fuori questo canile al di fuori del sito SIC. Io ho chiesto alla struttura di avviare la gara per la realizzazione di questo canile entro il mese di settembre. Quindi noi entro il mese di settembre daremo avvio ai lavori, al primo lotto funzionale, che diciamo, è consentito attraverso tre tipi di finanziamenti: Regione Molise per 210.000 euro, Comune di Isernia per 80.000 euro e Ministero della Sanità per 40.000 euro. Saluto Irene Tiburzi, in rappresentanza della IDA EA. L'assessore ha parlato di questa associazione, ce la vuole presentare? Ben volentieri. Dunque, l'associazione ha una sede legale che è qui, proprio a due passi da Isernia, nel comune di Monte Roduni. Nasce nel 2000, ha come finalità quella di essere molto attenta a tutto ciò che interessa il mondo degli animali, quelli che ci stanno più vicini. Infatti diciamo che è Associazione Italiana Difesa Animali e ambiente. Esatto, proprio l'acronimo è stato studiato per dare l'immagine di quelli che sono i nostri intendimenti, quindi fare in modo che gli animali che vivono intorno a noi, che hanno contatto con noi, trovino nell'associazione un punto di riferimento per essere tutelati, vigilati e aiutati quando si trovano in difficoltà. E purtroppo dobbiamo dire che molto spesso poi le difficoltà degli animali derivano da una mancata accettazione da parte degli umani delle regole che possono garantire una serena e felice convivenza, come dovrebbe essere. Quindi l'associazione nasce con questa impostazione, quindi di aiuto e supporto al mondo degli animali e di controllo del loro benessere. Devo dire che è molto vero quello che ha detto precedentemente l'assessore Giulio Castiello, che all'inizio dell'incontro è stato quasi uno scontro all'inizio quello tra l'assessore e l'associazione, perché effettivamente venivamo da una serie di delusioni coscienti riguardo la possibilità di operare sul territorio dove fra l'altro l'associazione è nata.
È un'associazione che negli anni si è sviluppata su più regioni, oggi siamo riconosciuti dalle regioni del Lazio, oltre che del Molise e anche della Campania, proprio per questa attività che svolgiamo rigorosamente attenendoci a quelle che sono le leggi esistenti, e questa è un'altra cosa a cui teniamo molto. Vogliamo che il problema del cane che vive a contatto con l'uomo venga vissuto nella maniera migliore e nel modo più corretto e consono, così come le leggi che oggi esistono, fermo restando che poi ovviamente se è possibile migliorarle, ben venga, perché nessuna legge è perfetta, però abbiamo una base di riferimento interessante su cui si può fare veramente tanto. Diciamo che in provincia di Isernia, almeno dopo uno scontro iniziale, poi è nata un'intesa e le cose vanno abbastanza bene. Infatti. E nel resto della regione, non so, Campobasso, allora, Benafro... Allora, io mi fermerei un attimo per dire due parole su quali sono le basi su cui siamo riusciti a capirci perfettamente con le istituzioni del comune, perché la cosa che noi sosteniamo è che ogni attore, che è previsto fra l'altro nella legge che regolamenta il benessere degli animali, ogni attore ha un ruolo ben preciso, quindi ogni attore del fenomeno rapporti uomo-animale deve essere conscio di quali sono il ruolo che deve svolgere e i limiti e il rispetto che deve avere per il ruolo degli altri partecipanti all'attività. Quindi il ruolo del comune è fondamentale, perché gli animali, è bene che tutti lo sappiano, qualora non abbiano già un proprietario, un privato che se ne rende responsabile, sono di proprietà del comune. Quindi il comune è il primo attore fondamentale che può decidere del futuro di questi animali, perché la responsabilità degli animali sul territorio della provincia di Isernia, del comune di Isernia, sono appunto delegati ai comuni, quindi al comune di Isernia. Quindi questo è un fatto importante. Il ruolo dell'associazione è quella di supportare il comune, le ASL, i cittadini, nell'informare su quali sono i comportamenti corretti da adottare per ogni evenienza che si realizza nei confronti degli animali, cercare di far conoscere qual è la metodologia che si può utilizzare, che è molto meno costosa di quanto appaia, a tutti i comuni che vogliono affrontare il problema, perché la cosa peggiore è far finta di niente. Allora, se facciamo finta di niente, sicuramente diventerà un problema complicato, enorme e costosissimo, e noi riteniamo che non sia corretto che i comuni dedichino delle risorse finanziarie eccessive al problema del randagismo, che va soltanto a coprire delle falle, quando invece con pochi investimenti ma mirati nella prevenzione si ottengono dei risultati decisamente buoni. L'ASL è il terzo attore di questo scenario, è ovviamente il controllore, primo fra tutti, che può decidere della salute, delle condizioni e, come diceva prima il dottor Di Ludovico, di tutta la profilassi e di tutto il controllo degli animali, a cominciare dalla loro identificazione tramite il microchip, e oggi sappiamo che è istituita anche l'anagrafe canina, altra opera che è stata realizzata, e molto puntualmente tenete presente che non tutte le regioni sono state così attive e così brave nel impostare questo problema, nel fare le campagne. Quindi sono tutti elementi che concorrono al rispetto reciproco tra comune, ASL e associazioni, e alla realizzazione di un programma che è molto semplice. Gli elementi per riuscire a debellare il fenomeno del randagismo sono l'identificazione degli animali, quindi microchip, iscrizione all'anagrafe canina, sterilizzazione di tutti i cani, possibilmente anche di quelli di proprietà, nel senso che è chiaro che lì è un discorso diverso da quello che oggi stiamo affrontando come problema del randagismo, perché lì interviene, diciamo, un tipo di regolamentazione, un tipo di approccio che è ovviamente diverso, perché c'è un responsabile che è il proprietario, che decide autonomamente che cosa vuole
fare nei confronti di questi animali che tiene. Per i randaggi, oltre alla sterilizzazione, c'è poi fondamentale l'intervento nostro che cerca di verificare quali siano le condizioni del canile, perché una cosa importante da capire è che se in un canile non ci sono le condizioni per cui gli animali sono trattati bene, curati, non hanno malattie, mangiano regolarmente, non sono terrorizzati, allora sì che sono animali che si possono dare in adozione. Lei capisce che se noi troviamo in un canile un cane maltrattato, impaurito, denutrito e malato, nessuno mai lo vorrà prendere in adozione. E questo è un elemento importante per capire quanto è utile l'azione di controllo della ASL nei confronti dei canili. E infatti volevo chiedere al dottor Di Ludovico, in questi ultimi anni come è cambiato, come è evoluta la veterinaria pubblica? Certo, è cambiata moltissimo. Io da quando ho cominciato a lavorare, insomma circa 20 anni fa, ho vissuto tutta la trasformazione della veterinaria in genere e della veterinaria pubblica in particolare. Prima la nostra attenzione era rivolta essenzialmente agli animali da reddito, perché erano gli animali nella nostra regione, che era una regione insomma prettamente rurale, gli animali da reddito, quindi bovini, ovini, caprini, svolgevano erano un elemento molto importante per l'economia di questa zona. Successivamente questo aspetto è stato ridimensionato e parallelamente un po' tutta la veterinaria, compresa quella pubblica, si è adeguata alla nuova domanda che veniva dalla società, quindi soprattutto si è rivolta in modo particolare agli animali d'affezione. Diciamo che l'anno che ha diviso un po' questa trasformazione è stato il 91 con la legge la 281 del 91, è una legge che ha cambiato completamente quello che era il rapporto con gli animali d'affezione, in particolare con i cani, perché dobbiamo fare un minimo di cenni storici. In particolare prima il randagismo diciamo che non esisteva, in quanto per controllare il fenomeno della rabbia, che è una malattia virale appunto trasmissibile all'uomo, molto temuta, erano state prodotte diciamo delle leggi, promulgate delle leggi che imponevano la cattura di tutti i cani liberi senza museruola, e questi cani venivano soppressi se non reclamati entro dopo tre giorni presso una struttura, diciamo un canile comunale, no? La malattia era terribile, quindi anche i rimedi sono stati molto molto diciamo pesanti. Al punto che io ricordo fino all'89-90, quella che era la USL di Isernia, venivano abbattuti ogni anno, soppressi in maniera eutanasica, circa 600 cani. Però dobbiamo fare già qui una riflessione. Costi. Una riflessione, che il numero dei cani soppressi era costante ogni anno, il che significava che non era un provvedimento che non risolveva alla base, alla radice del problema, no? E infatti la legge 281, la prima cosa che ha fatto, visto che non avevamo più la rabbia sul territorio nazionale da oltre 30 anni, è di praticamente vietare l'eutanasia dei cani randaggi. Cioè i cani randaggi catturati diventavano di proprietà pubblica e quindi il comune doveva provvedere al mantenimento. Da qui tutto il problema dei canili, no? Esatto. Che per molti anni ci ha un po' impegnati, in quanto non eravamo proprio pronti a recepire una legge così all'avanguardia. Basta dire, ecco, io mi voglio ricollegare un attimo a quello che aveva detto l'assessore Castiello, no? Isernia fino a 4 anni fa era piena di cani, io ne contavo 9-10 di branchi di cani, no? Che stazionavano permanentemente o verso la chiesa di San Pietro Celestino, presso la cattedrale, Piazza Celestino V, ogni piazza c'aveva il suo branco, no? La stazione e soprattutto la zona di Ignazio Silone, dove c'è la scuola elementare di Ignazio Silone, c'era un bel branco di cani lì, no? Allora, catturare tutti questi cani significava impegnare notevoli risorse comunali. La soluzione qual è stata? È stata quella, ecco, con l'accordo con l'associazione, migliorare le condizioni di vita dei cani, avere dei cani più adottabili nel canile, quindi garantirli di più, far uscire più cani dal canile e catturarne di più dal territorio. Infatti le catture sono quasi triplicate rispetto a 3-4 anni fa, 5 anni fa,
Però i costi e le risorse che il Comune di Senna impegna per il mantenimento dei cani presso il canile sono diminuite. C'è stato un picco massimo di cani al canile del Comune di Isernia che era intorno ai 170-180 cani, oggi siamo intorno ai 115-120, quindi è diminuito il numero dei cani al canile, ma voglio dire, la cosa più importante non è il risparmio economico, è quello che, la cosa più importante è il benessere degli animali. Non abbiamo più 100-200 cani, quando ne abbiamo fatti affidare, chiusi nelle gabbie, e quindi questo è l'aspetto più importante. Irene, la sensibilità che lei riscontra in campo nazionale, visto che ha detto che l'associazione opera anche al di fuori del Molise, brevemente, sì, qual è? Abbiamo detto di Isernia, vorrei una nota sia in campo nazionale sia nel resto della nostra regione. Allora, ci sono luce ed ombre perché è un problema che sicuramente ancora non è stato in alcuni casi neanche affrontato. Se penso tutto il centro-sud, l'Italia in questo problema è veramente divisa in due. Ancora una volta il centro-sud arranca o in alcuni casi proprio neanche affronta il problema, e questo è gravissimo. Perché una delle cose, adesso è una delle tante dei riscontri che si hanno rispetto a questo problema del randagismo, è che in alcune zone, per esempio della Sicilia, non c'è più turismo perché i turisti non hanno alcun piacere a vedere un posto che magari di per sé, sia architettonicamente che come accoglienza delle persone, per altri motivi potrebbe essere facilmente gratificante e fruibile, ma trovarsi in mezzo a mute di cani che stanno mezzi morenti o addirittura aggressivi è certo non è un biglietto da visita accettabile. Quindi luce ed ombre. Quello che noi vediamo è che sicuramente la provincia di Isernia, e lo dico da persona che ha cominciato a lavorare con la IDA da 3 anni e proviene da Roma, da una situazione dove questo problema ancora non è stato risolto del tutto, anche se è stato fatto molto, ma purtroppo ancora molto deve essere fatto. Ci sono comuni che pensano che non affrontare il problema sia l'unica soluzione possibile. Non è così. Noi vediamo che a fronte di una situazione che io reputo tra le migliori che si possano immaginare oggi in Italia, che è quella dell'affiatamento che ci ha consentito qui ad Isernia di togliere veramente il grosso del problema del randagismo dalla città, e quello che diceva prima di Ludovico lo potete verificare ognuno di voi con i vostri occhi andando in giro per il centro storico o anche nella periferia. Non si notano queste presenze così ingombranti e avvilenti, perché io credo che poi nessuno riesca a rimanere veramente indifferente davanti agli occhi di un cane che chiede aiuto. Oggi a Isernia non ci sono, quindi io la trovo veramente un'isola felice. Mi piacerebbe che, siccome il metodo e l'atteggiamento che ha avuto il Comune di Isernia sono facilmente esportabili, ecco, mi piacerebbe che anche intorno al Comune di Isernia ci fossero altrettanti comuni che avessero voglia e entusiasmo per iniziare con noi un cammino che è sicuramente un circolo virtuoso che nel giro di poco tempo, parlo che nel giro di un anno, 2 anni, come si è verificato qui a Isernia, immediatamente porta sotto gli occhi di tutti i risultati che si possono ottenere, e sono veramente ambiziosi. La struttura di Rocca Sicura è in regola anche da un punto di vista giuridico, con tutte le autorizzazioni? Sì, ha tutte ce ne le sono autorizzazioni, altre. Ci stanno sicuramente degli aspetti che andrebbero migliorati. Noi continuamente insieme alla ASL cerchiamo di avere un colloquio con i responsabili del canile, che devo dire negli anni poi hanno capito anche loro la convenienza di avere un canile di riferimento in condizioni valide, perché questo significa semplicemente che diventa un punto di riferimento per quei comuni che, non avendo la possibilità di creare un canile comunale, debbono rivolgersi ad una struttura privata. Ecco, poter dire il nostro canile è in grado di mantenere i cani in modo tale che poi i comuni riescono, con l'aiuto di un'associazione animalista, a darli in affidamento, è un ottimo biglietto da visita anche per il gestore del canile per avere ulteriori clienti. A proposito quindi di canile, vorrei intervenire prego un attimo, no?
Da qualche mese abbiamo finalmente uno strumento che ci mancava da sempre, e che è lo strumento che riguardava il regolamento della legge 7 appunto del 2005, che riguardava il, appunto il randagismo e quindi l'anagrafe canina. No? Questo regolamento finalmente ci dice come devono essere i canili, quali sono gli spazi di cui hanno bisogno i cani, quali sono le funzioni in maniera precisa che devono svolgere. E quindi prima non esisteva tutto questo, per cui qualsiasi recinto poteva essere considerato canile, e metteva spesso in imbarazzo anche noi della ASL nel momento in cui dovevamo rilasciare pareri per le autorizzazioni, oppure intervenire per chiudere dei canili che non erano assolutamente in regola, certo, per quanto riguardava poi il rispetto del benessere degli animali. La Regione Molise da marzo ha finalmente emanato questo regolamento, ed è uno strumento per noi eccezionale. Quindi speriamo che in futuro, insomma, ecco, non si verifichino, ecco, più. A proposito dei comuni, io vorrei proprio riprendere un attimo un aspetto importantissimo. È stata proprio la ASL quest'anno che ha promosso un evento che secondo noi è stato veramente molto molto importante, un convegno di formazione per i veterinari dedicato come tema al benessere animale. Ci ha consentito di partecipare a questo evento, e quindi attraverso questo strumento formidabile che è stato avere in un unico momento i veterinari che più sono attivi nella regione e che si sono interessati a questo problema del benessere animale e quindi anche del randagismo. Ecco, a seguito di questo abbiamo visto che più di una realtà comunale ha cercato di mettersi in contatto con noi o attraverso la ASL direttamente per approfondire questa metodologia che ha portato il comune di Isernia a dei risultati così importanti. E questo mi fa ben sperare. Quello che io veramente spero come rappresentante dell'associazione AIDA è che nel prossimo futuro tanti altri comuni prendano esempio da Isernia e si uniscano a noi nel cercare di arginare questo fenomeno che, voi capite, se fosse soltanto l'isola del comune di Isernia ad aver risolto il problema, in realtà sarebbe continuamente assediata da tutti quei cani e randaggi che vivono intorno al comune. Quindi è necessario che pian piano questa metodologia, questo collaborare insieme si espanda pian piano in tutta la regione. Questo è quello che noi speriamo, che superi anche il confine del Molise, e quindi a partire da Isernia, che ha dato un esempio concreto. Un modello di soluzione, ci è piaciuto presentarlo al forum della pubblica amministrazione proprio in questo modo, un modello di soluzione che è positivo per i cittadini, per i comuni, per le ASL, per chi vuole bene agli animali e anche per noi associazioni animaliste. In che maniera voi promuovete l'affido? Cioè, intanto l'affido viene fatto anche a persone fuori regione. Sì, sì, noi non ci fermiamo qui, abbiamo un sito attraverso il quale proponiamo gli animali che sono adottabili e cerchiamo comunque di operare in questo modo. Un cane, e questo vorrei che i privati capissero questo problema perché è importantissimo, non è importante se il cane è di una razza, di un'altra, se ha un'orecchia più su, se pesa un chilo di più o un chilo di meno. Molte volte la buona convivenza tra una famiglia e un animale dipende dal carattere, dalla necessità. Faccio un esempio: se una persona anziana prende un cucciolo, beh, noi possiamo prevedere che nel giro di poco lo rifiuterà, perché l'esuberanza, la vivacità di un cucciolo non si adattano bene magari a una coppia di mezza età che ha i suoi ritmi abitudinari e tranquilli e che ha piacere magari di fare una bella passeggiata, ma poi di avere un rapporto di serenità. Come dall'altra parte dare magari un animale spaventato in una famiglia dove c'è un bambino che vuole accostarsi, è chiaro che non sono abbinamenti validi. Quindi la cosa importante per noi è poter disporre della possibilità di controllare e andare a studiare nel canile i cani per capire il loro carattere, come si pongono, qual è la loro storia, e selezionare dall'altra parte le famiglie per fare in modo intanto che si interrompa questo orrore del regalo natalizio del cucciolo, perché i cuccioli che si regalano a Natale sono i randaggi di febbraio,
perché questo succede. Quindi evitiamo di dare in regalo animali non attesi, perché poi le famiglie si trovano improvvisamente a gestire un problema più grande di loro. Mentre invece proponiamolo, parliamo con le famiglie. Noi un'altra cosa che vogliamo fare anche qui è di insegnare fin da piccoli ai nostri bambini che cosa significa il rapporto con un animale, in maniera che crescendo abbiano già tutti i germi del rispetto e dell'amore per gli animali che gli consentano poi di creare in una famiglia un corretto equilibrio fra bambini, genitori, animale, oppure semplicemente fra una coppia o una persona che è rimasta da sola, che ha voglia di compagnia, e un animale che può dare veramente molto, anche soltanto se pensiamo alle pet therapy. C'è da parlare per altre tre ore. Di Ludovico, che cosa le sta dando questa esperienza a lei? È un'esperienza professionale straordinaria, anche perché io ho una formazione di veterinario zootecnico, io ho lavorato con l'associazione allevatori per 10 anni, no? E solo da 15 lavoro con la ASL e mi sto dedicando a tutto quest'altro settore. È sicuramente un'esperienza straordinaria avere a che fare con delle persone come appunto le signore della IDA, che insomma mi insegnano molte cose, no? Prima di tutto, ecco, lei prima, la Irene, parlava degli affidi. Per me prima chiunque poteva affidare un cane, basta venire al canile, per me poteva significare togliere un cane dalla condizione di una gabbia e darlo fuori, no? Invece poi loro mi hanno fatto riflettere, certo, che altrimenti non, se non si sta attenti, il cane, giusto, se, persona il cane giusta. Giusto alla persona giusta, altrimenti torna indietro, oppure spostiamo il problema, lo spostiamo dai seni, lo spostiamo a Roma oppure da un'altra, sì, parte, oppure, no? Viene abbandonato da un'altra quindi, parte. Però io quello che voglio dire è che tutte queste nostre soluzioni sono soluzioni dei nostri tempi, sono in qualche modo soluzioni tampone, perché il fenomeno del randagismo comunque continua a prodursi sul territorio, no? E allora va bene il discorso degli affidi, va bene il discorso dei canili, ma noi dobbiamo pensare alla prevenzione, no? Esatto. Allora la prevenzione, qual è la prevenzione? Innanzitutto far crescere una diversa civiltà, no? Soprattutto quindi dobbiamo avere speranza nelle nuove generazioni, nei ragazzi, molta attenzione ai ragazzi. Qualche volta noi andiamo anche nelle scuole e portiamo le scolaresche al canile, no? Finché possano rendersi conto di quale può essere il destino di un animale preso in maniera incauta, no? E poi successivamente dobbiamo puntare molto sulle sterilizzazioni. La specie canina è una specie in grado di riprodursi in una maniera velocissima, e quindi se non si è in grado di controllare sempre i cani di cui si dispone, occorre che vengano sterilizzati, anche perché la sterilizzazione è un intervento, voglio cogliere questa occasione per precisarlo, che non porta assolutamente nessun mutamento né di indole né di carattere né di abitudini, insomma, quindi è un intervento tutto sommato sicuro, è un intervento chirurgico, evita in anestesia generale. Posso aggiungere una piccola, sì, cosa, certo, che forse se fa qualche differenza è che poi l'animale sta meglio, certo, evita malattie. Lì volevo arrivare, in effetti è se qualche è un valore cambiamento aggiunto. C'è. Io prima ho parlato di valore aggiunto, perché soprattutto per le femmine significa non esporle ai problemi di tumori mammari, alle quali insomma molto facilmente possono andare incontro se non sterilizzate. Quindi io proprio rivolgo anche in questa occasione un appello anche a chi è proprietario di cani, no? Di farli sterilizzare, proprio perché insomma si migliora la salute del proprio animale. Noi siamo in chiusura, io sì, vorrei chiedere a tutti e due qualche cosa, un comportamento che vi ha colpito in modo particolare di un cane, tra i tanti cani che vedete. Allora io posso raccontare solo l'ultimo, no? L'ultimo, sì, cane, l'ultimo, insomma, un episodio di pochi giorni fa. Una cagna che veniva dal canile, andava sterilizzata. Io sono rimasto un po' perplesso perché la vedevo con uno stato di nutrizione piuttosto scadente. Dico, la opero o non la opero? Però al momento poi ho deciso di farlo ugualmente, no? Nei giorni successivi, l'intervento è andato bene, nei giorni successivi questa cagna continuava a non voler mangiare, così come era successo nei giorni precedenti l'intervento. Però clinicamente non aveva nulla, no? Questa cagna l'hanno presa loro dell'associazione,
Dopo 2 giorni mi chiama e dice: guarda, ha ripreso a mangiare. Ah, dico, bene, l'avete fatto vedere da qualche collega veterinario più bravo di me. Dice: no, semplicemente gli abbiamo fatto un po' di coccole, no? Sì. Nel momento in cui l'hanno cominciato ad accarezzare, si è sentita insomma più protetta in famiglia, non chiusa in una gabbia, praticamente ha superato quello shock e ha ripreso a mangiare benissimo, insomma. Attualmente, infatti, ecco, devo dire, io come persona dell'associazione animalista non mi viene in mente una storia, me ne verrebbero in mente mille, perché ogni coppia di occhi che mi è passata davanti con dietro una coda, 4 zampe, un po' di peli, è una storia meravigliosa. Quello che più notiamo è che sono sia i cani, poi oggi non abbiamo parlato molto dei gatti, ma i gatti sono molto più simili ai cani di quanto tante volte si dica, hanno proprio questo piacere grande di stare vicino all'uomo, di assisterlo, di sentire il suo calore. E questa è una cosa che non a caso, oggi la medicina ci dice che quando una persona per esempio ha la pressione alta e comincia ad accarezzare un cucciolo o un cane, la pressione cala. Pensate che effetti che può avere l'amore, l'affetto, la dedizione di un animale e il piacere che ne possiamo ricavare. In chiusura, un consiglio per le persone che hanno questi animali in casa, queste bestiole, negli appartamenti? Il primo veterinario con cui parlai tanti anni fa, quando gli chiedevo: ma una persona che sta in una casa, che ha un cane, che problema si deve porre? Mi disse: guarda, un cane pure in una buca, purché insieme al suo padrone. Ecco, il mio appello è: non li abbandonate. Non li lasciate, perché soffrono tantissimo. Un consiglio che può dare il veterinario, allora, a persone che hanno questi animali? Allora, io dico, chiunque ha bisogno di un cane, vuole prendere un cane, di rivolgersi o all'associazione o direttamente a noi, all'ASL, perché insieme potremmo far affidare un cane che innanzitutto viene tolto da una condizione di costrizione quale può essere il canile, e poi sarà sicuramente un cane che da un punto di vista sanitario è controllato e sterilizzato. Bene, un'ultima piccolissima cosa. Siamo proprio in chiusura. Se proprio non si può adottare un animale, ma si ha il desiderio di avere un contatto, c'è anche la possibilità dell'adozione a distanza, che mette in contatto con la storia di un animale che ci sarà ugualmente riconoscente. Bene, noi siamo in chiusura, veramente. Io ringrazio i cortesi ospiti, ringrazio voi che da casa ci avete seguito, grazie a Paola Matticoli per le riprese, a Ottavio Porrega per la regia, a voi tutti, buonasera. In collaborazione con... Ripartono gli incentivi statali? DR Automobile Group va oltre. Ti offre un incentivo di 1.500 euro per l'acquisto di un'auto nuova sia del marchio DR che di quello Evo, se rottami qualsiasi usato senza alcun vincolo. Infatti, a differenza degli eco-incentivi statali, che prevedono una rottamazione di un'auto di proprietà con un'anzianità di almeno 10 anni, DR Automobile Group ti consente di rottamare qualsiasi usato, indipendentemente da chi ne sia il proprietario e a prescindere dall'età dell'auto da rottamare. La campagna Meno CO2 Più Sicurezza è un'iniziativa realmente protesa a svecchiare il parco automobilistico circolante italiano, uno dei più vetusti d'Europa. Meno inquinamento grazie alla tecnologia Thermo Hybrid Benzina GPL di DR Automobile, che ti fa risparmiare l'ecotassa e ti permette di accedere anche alle zone ZTL. Maggiore sicurezza grazie agli elevati standard di protezione dei modelli DR ed Evo. Le concessionarie ti aspettano per maggiori informazioni. Vinafro, incastonata sin dall'antichità tra Sannio, Campania e Tirreno, ancora oggi famosa per la produzione olearia e la tradizione agricola. La storia, iniziata prima dei Romani, continua, immutata nel tempo. Dal 1968, oleificio cooperativo di Vinafro, produzione di olio extravergine di qualità. Dalle varietà italiche di Licinio, le olive Aurina, Olivastro, Rossuola, vero oro del nostro territorio. Oleificio cooperativo di Vinafro, olive, olio e tradizione. Sulla strada statale 85 Vinafrana, viale San Nicandro 41 a Vinafro. Viaggiare. Sognare. Creare. Immaginare, crescere, costruire.
puoi fare grandi cose con la tua Agenzia Generali Italia.